Siamo a Toscana a Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi tiene aggiornati sulle attività del Consiglio regionale, Consiglio regionale che si è riunito per fare ancora una volta il punto sulla pandemia, in particolare sulla pressione per quanto riguarda i ricoveri, eh, il sistema sanitario toscano in generale, ma anche sulla campagna vaccinale. I numeri della pandemia continuano a mettere sotto pressione il sistema sanitario toscano. Nuovi argini si leveranno a partire da lunedì per le zone maggiormente interessate dall'avanzata del Covid. Alla provincia di Pistoia si aggiunge quella di Prato ed Arezzo, ma è a livello nazionale che si pensa ad una stretta maggiore per contenere la terza ondata. Misure restrittive sì, se necessarie, ma con un occhio alla campagna vaccinale. Ma è assolutamente importante tenere sotto controllo l'andamento della curva pandemica e poter intervenire laddove ci sono delle situazioni che mostrano un innalzamento. Eh, quindi l'individuazione di zone rosse puntuali, circoscritte, possono servire per limitare e contenere la diffusione del virus intervenire con un tracciamento immediato in quelle realtà e preservare, possibilmente, invece dall'andare in una zona rossa generalizzata per tutta la regione. Quindi credo che questo monitoraggio molto attento che stia facendo la struttura, che stia facendo eh, l'assessorato in generale, sia veramente eh, importante. Eh, credo che eh, sia sotto gli occhi di tutti che la situazione è ancora una situazione critica e che ogni provvedimento che viene preso, eh, viene preso per cercare di non aggravare la situazione, che potrebbe dopo creare maggiori chiusure, maggiori restrizioni rispetto a quelle che invece possono risultare necessarie se si interviene subito e in maniera puntuale. È una notizia che purtroppo temevamo e alla quale dobbiamo fare fronte sicuramente con una rinnovata attenzione nel nostro quotidiano, ma soprattutto con un impegno maggiore sul fronte delle vaccinazioni che saranno l'unico argine veramente eh, possibile, attuabile, a quella che altrimenti rischia di essere un continuum di aperture e chiusure a singhiozzo che sta già riducendo l'economia eh, allo stremo. Non bastano più ristorie, a questo punto serve qualcosa di molto più definito e non dobbiamo fermarci in questo momento che abbiamo trovato la soluzione, che è quella dei vaccini. Ricordo ancora una volta la mia proposta, che poi è stata raccolta anche qui in Consiglio regionale, dell'autoproduzione dei vaccini. Si sta procedendo in questo modo in molte regioni ed è forse l'unico modo per avere tutte le dosi che servono senza che ci siano dei tagli a bloccare la nostra attività. Serve essere responsabili in questo mese, perché a mio avviso è il mese più delicato che dobbiamo superare. Le persone devono avere grande responsabilità del rispetto delle regole. Quindi se servono ulteriori restrizioni, si facciano. Nel mentre si fanno queste restrizioni, si faccia una grandissima campagna di vaccinazione. Io ho chiesto, con una dichiarazione molto forte, che la Toscana... Passi da 14.000 vaccini al giorno a 30.000 vaccini al giorno. Solamente così noi saremo nelle condizioni, diciamo il 30 giugno, di dire che questa storia è finita. Noi possiamo determinare un campo di immunità fatto del 70-80% della popolazione solamente se noi passiamo da 14.000 a 30.000 vaccini al giorno. Va fatto entro giugno, quindi è evidente che se vuoi fare delle restrizioni devi abbinarle a una grande stagione di vaccinazione di massa. Ovviamente delle cose stanno andando bene, altre non stanno andando bene. Penso alle vaccinazioni sopra gli ottantenni. Non stanno andando bene, sono troppo lente. A portare i numeri dei vaccinati degli over 80 all'attenzione dell'Aula è stato il portavoce dell'opposizione Marco Landi. La percentuale tra le somministrazioni e la popolazione con più di 80 anni vede la Toscana al penultimo posto tra le regioni italiane, con il 10,5%. Però noi avevamo anche proposto e eh, concretamente detto se gli over 80 devono essere vaccinati con i vaccini Pfizer perché allora gli amministrativi delle categorie che sono state vaccinate perché dobbiamo considerare che noi non abbiamo vaccinato magari gli autisti degli autobus che sono a contatto con le persone o non abbiamo vaccinato i baristi o gli addetti ai supermercati ma abbiamo vaccinato magari degli addetti dell'università perché sono amministrativi che magari non fanno neanche lezione magari stanno a casa o fanno lezione a Distanza, non hanno contatto con gli studenti, quindi per fare un esempio, ma ne potremmo fare degli altri, e quindi parliamo di amministrativi di certe categorie che magari non hanno così un contatto con il pubblico. E quindi noi dicevamo di eh, trasferire eh, i vaccini a AstraZeneca eh, proprio nei confronti di questi amministrativi che magari sono stati vaccinati col Pfizer e spostare i vaccini Pfizer per gli Over80. In questo modo probabilmente questi dati che ci vedono alla penultima posizione in Italia sarebbero stati più confortanti. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Torselli, ha invece sollevato la questione delle liste di riserva a cui vengono somministrati i vaccini nel lab del Mandela Forum di Firenze e dell'ipotesi che dosi inutilizzate finiscano per essere sprecate. A seguito di un controllo, l'ASL ha risposto di non aver riscontrato anomalie sulla vicenda indaga la Procura. Io sono entrato dentro a fare un sopralluogo dicendogli buongiorno, sono un consigliere regionale, sto facendo il mio esercizio di ispezione. Era lì. Vorrei vedere come funziona il Mandela. E le hanno chiesto... E si è avvicinato questo... Dottore, io ho chiesto come mai ci fossero ancora, stiamo parlando di eh, mezz'ora dopo la chiusura del, del punto Mandela, e eh, ho chiesto come mai mezz'ora dopo la chiusura ci fossero ancora decine di siringhe cariche di vaccino inutilizzate, se venivano buttate via o meno. E il medico mi ha detto, sì, le buttiamo via se, se vuole lo faccio a lei. È impensabile e inaccettabile vedere che i vaccini o si buttino via o che ci siano dei ritardi sui vaccini o che addirittura ci siano delle categorie privilegiate rispetto ad altre. Dobbiamo vaccinare veloce, dobbiamo vaccinare tutti e soprattutto, consentitemi di dire, dobbiamo vaccinare chi ha delle patologie, penso ai malati oncologici, penso ai cardiopatici, penso a chi ha malattie croniche, penso a chi sta combattendo per la propria salute salute ormai da tantissimi anni. Quelle categorie sono abbandonate dal governo e dalla regione. Abbiamo portato un atto di indirizzo in Consiglio regionale per chiedere la vaccinazione immediata di quelle categorie che sono le categorie più fragili e che se dovessero prendere il Covid sarebbero quelle molto probabilmente che soffrirebbero di più. In evoluzione la vicenda che riguarda il vaccino AstraZeneca, il cui lotto sospetto, è stato bloccato anche in Toscana. Dall'opposizione il consigliere Diego Petrucci chiede un'audizione urgentissima Dell'assessore Bezzini in commissione. Approvata in consiglio regionale una risoluzione che impegna la Giunta ad implementare l'offerta di servizi psicologici, in particolare riguardante i più giovani che stanno soffrendo la pandemia in modo molto particolare. È peggiorata la condizione psicologica dei cittadini durante la pandemia, particolarmente accentuata in alcune fasce d'età e categorie, soprattutto per l'infanzia e l'adolescenza. Tra le emergenze segnalate dalle psicologi rilevanti aumenti di stati di tristezza, di apatia, di ansia, di crisi di collera, alterazione anche del rapporto del cibo, persino l'autolesionismo. Per affrontare il problema il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta ad implementare l'offerta dei servizi psicologici nel sistema sanitario regionale. Attivazione dello psicologo scolastico per gli adolescenti in grado di fronteggiare le loro fragilità emotive causate dall'emergenza sanitaria del Covid-19 e istituzione dello psicologo di assistenza primaria. Noi diciamo che eh, ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica, per superare i danni derivanti è necessario implementare i punti eh, dove il cittadino può trovare una, una presa in carico del proprio stato di disagio eh, psicologico. E chiediamo che quindi questo sia c'è cioè una proposta dell'ordine dei psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi eh, territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la regione abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico, per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante debbono Mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata, ringrazio il Consiglio, venga poi attuata. Io moniterò in maniera costante, il fatto moniterò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventi una questione di carattere sanitario e poi una risposta può essere data anche nei pronti soccorsi, dove ci dicono che appunto gli accessi di molti adolescenti sono cresciuti per l'emergere anche di sintomatologie o di patologie nuove, quindi una Risposta importante che mi auguro di seguito e sollievo a tanti ragazzi. Un atto che è il risultato di un percorso condiviso da tutte le forze politiche, iniziato in Commissione Sanità con l'audizione della presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, che ha illustrato i dati riferiti al peggioramento della condizione psicologica durante la pandemia tra i giovani. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi, in questo, dopo un anno, ormai è un anno di eh, chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici. E questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema. Perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dal, dall'evitare il contagio, non possiamo però, dall'altra parte, non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Eh, stiamo tutti vedendo casi di giovani che si. Riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la, la loro salute e non solo quella fisica. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo. Arriva in un momento drammatico eh, perché comunque arriva dopo un anno esatto da, da, dallo SCA dall'inizio del primo lockdown. E come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno i minori i più piccoli, i bambini, sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. Eh, l'età eh, del, del pre-sviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto il le capacità cognitive, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la Regione vada incontro a questa necessità oggettiva della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in eredità questa pandemia. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà. E dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno, perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contribuire. Il nonno e quindi addirittura di perderlo, e purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che, se vai dallo psicologo, sei uno malato, se vai dallo psicologo, sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Approvata a maggioranza una mozione del Movimento 5 Stelle per promuovere i diritti, l'impegno in tema di diritti, delle donne. Il presidente e la giunta regionale devono prendere le distanze da tutti quei paesi in cui vengono violati i diritti umani, tenute le donne in condizioni di subalternità e devono dissociarsi dalle posizioni di plauso di Matteo Renzi al regime saudita, rinnovando l'adesione della comunità toscana ai principi di tutela delle libertà civili e politiche e ribadendo l'impegno della regione sul tema dei diritti delle donne per quanto concerne le politiche attive sulle pari opportunità. Lo prevede una mozione presentata dal movimento 5 Stelle ed emendata dal Partito Democratico approvata a maggioranza dall'aula di Palazzo Pegaso. La mozione voleva prendere le distanze dalle frasi veramente imbarazzanti pronunciate eh, dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi eh, in una trasmissione TV in Arabia Saudita nei confronti del principe Mohammed bin Salman, eh, che ricordiamo a tutti è stato lodato non solo come suo amico personale eh, ma anche come principe. Illuminato, rappresentante di un rinascimento dell'Arabia Saudita. Rinascimento di cui non si ha traccia non solo perché l'Arabia Saudita è uno dei regimi dittatoriali più sanguinari del mondo, ma anche le frasi riguardo al costo del lavoro, al basso costo del lavoro. Ricordiamo che là vige un sistema semischiavistico a cui sono sottoposti. 11 milioni di lavoratori. Ecco queste frasi a nostro avviso sono inaccettabili. Voto contrario per il gruppo di Italia Viva, così come quello di Forza Italia. I consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia invece si sono astenuti. Nel Partito Democratico sei consiglieri non hanno partecipato al voto. Il nostro spirito non è mai di fare documenti contro qualcuno, per l'amor di Dio. Eh, ci sono degli atti che vengono presentati all'attenzione del Consiglio regionale e con eh, responsabilità noi cerchiamo di analizzarli entrando, cercando di entrare nel merito, lasciando fuori poi anche valutazioni che possono accompagnare alcune riflessioni che sono patrimonio magari di gruppi che presentano questi atti. Noi abbiamo cercato anche con una serie di emendamenti. Non dico di migliorare, però di andare a cercare di portare un contributo su un atto che poi, avete visto, è stato approvato a maggioranza dall'Aula. Ed è tutto da Toscana Parlamento. L'informazione del Consiglio regionale torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito.